Ci sono così tante cose che vogliamo sempre fare nella vita. Vogliamo scrivere quel romanzo, vogliamo lasciare il nostro lavoro per cominciare il nostro business, vogliamo cambiare lavoro, vogliamo imparare a fare yoga, vogliamo tornare all'università perché ci mancano le giornate trascorse sui libri. Ok, forse quello no. Il punto è che di fronte a tutte queste possibilità, spesso ci scoraggiamo e convinti che non ce la faremo mai a farle tutte, finiamo per non sceglierne nemmeno una, con il risultato che non riusciamo a realizzare nemmeno uno di quei tanti sogni nel cassetto nella nostra vita. Se anche tu sei familiare con questa sorta di paralisi da scelta di fronte a tutte le cose che desideri fare nella tua vita, ho un consiglio molto, molto importante da darti oggi. Non fare l'asino. Se stai per chiudere questo video pensando che ti abbia appena offeso, non farlo! Questo suggerimento non è mio, ma arriva da qualcuno di molto più conosciuto, autore e imprenditore Derek Sivers. E Derek racconta questa storia di un asino che si trova con un po' di paglia e fieno sulla destra e una ciotola d'acqua sulla sinistra. Non sa quale scegliere e quindi continua a girarsi a destra, fieno, sinistra, acqua, destra, fieno, sinistra, acqua, destra, fieno, sinistra, acqua, fino a quando, incapace di scegliere, si trova a morire di fame e di sete. Il fatto è che l'asino non è in grado di pianificare il futuro ed ecco perché non sa scegliere se mangiare o se bere. Non ha in mente che può fare prima l'una e poi l'altra cosa. Tendiamo tutti a sopravvalutare quello che possiamo fare in un anno e a sottovalutare quello che possiamo fare da 3 a 5 anni. La chiave è semplicemente abbracciare una cosa alla volta. Possiamo farcele stare tutte. Basta avere un po' di pazienza e pianificarle in un arco di tempo un pochino più lungo, senza avere la pretesa di fare tutto subito. A quel punto puoi finalmente concentrarti in full su una cosa, quella che hai scelto, perché tanto sai che prima o poi, secondo il tuo programma, arriverai anche alle altre e quindi non avrai più ansie, distrazioni o la preoccupazione di non riuscire a fare ogni cosa. Io stessa, pur cercando di ricordarmi questa cosa, spesso mi trovo intrappolata nella posizione dell'asino, ma appena accade cerco di ricordarmi come tutto questo è nato, sì, incluso questo video che sto facendo per te oggi. Vedi, quando sono partita diversi anni fa, ho cominciato con dei video amatoriali fatti da sola dove mi occupavo di SEO, il posizionamento nei motori di ricerca, una delle cose più pallose e noiose che si possano mai decidere di raccontare a video. Non avevo idea di quello che stavo facendo, o meglio, sapevo cosa stavo facendo, ma non avevo idea se davvero volevo continuare a farlo per chissà quanti anni in futuro. E infatti, a distanza di un anno e mezzo da quando avevo cominciato, ho deciso di addentrarmi in una nicchia completamente diversa, da cui poi è nato tutto quello che faccio oggi. Ma quando ho cominciato a fare i miei primissimi video, non ho perso tempo. Se fossi stata un asino, non avrei mai cominciato, incerta sul da farsi. SEO o qualcos'altro? SEO o qualcos'altro? Invece ho cominciato, sapendo che forse non era la strada che avrei seguito per sempre, ma sai perché non è stato tempo perso? Perché quei video mi hanno non solo aiutato a creare un audience di persone che tuttora mi seguono a distanza di diversi anni, ma mi hanno permesso di acquisire delle skills e delle capacità che altrimenti non avrei avuto quando finalmente ho capito quello che volevo fare. Scegliere una cosa piuttosto che un'altra, impegnarsi in quella, può essere davvero difficile a volte. Il fatto è che se mai scegliamo, non riusciamo mai a muoverci in avanti, restiamo bloccati. Se invece ti accorgi che forse non era proprio la strada giusta e che vuoi cambiarla, sarà comunque molto più semplice continuare a muoverti se ti stai già muovendo, piuttosto che partire da una situazione di assoluta immobilità. La sfida quindi che ho per te oggi è molto semplice, divertente e importante. Condividi nei commenti qui sotto un percorso, una strada, una scelta che decidi di abbracciare al 100%, per la quale ti impegni senza distrazioni e senza girarti a destra e a sinistra, perlomeno per i prossimi 30 giorni. Pensa a qual è quella scelta, magari qualcosa che hai continuato a rinviare, su cui hai continuato a tergiversare perché non sai certo se è la scelta giusta, e condividila nei commenti qui sotto. Dopodiché mettiti subito al lavoro e non rinviare un secondo di più. Noi ci vediamo come sempre al nostro prossimo CC Weekly. Mua. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Muah.